Passata Pasqua e Pasquetta, domani finalmente riaprono le scuole, come ci si sta preparando? Ma a Teramo è tutto pronto ormai da settimane per un rientro a scuola. Giusto ricordare che le scuole sono state chiuse con un'ordinanza regionale perché, stando ai colori nazionali, essendo zona arancione, non avrebbero dovuto essere chiuse nelle settimane passate. Siamo pronti al rientro a scuola con la dovuta cautela e la dovuta attenzione. Cambia però la prospettiva. Finalmente il governo ha adottato un atto chiaro, un decreto legge con il quale avoca a sé tutte quante le decisioni in materia di aperture e chiusure delle scuole. Sarà il governo che contestualmente alla definizione delle fasce definirà quindi quali istituti debbano essere aperti e quali no in base al colore, quindi con zona gialla e zona arancio aperte tutte le scuole, in zona rossa chiuse le scuole superiori e le seconde e le terze medie. Finalmente un messaggio di chiarezza per far sì che questo rientro possa avvenire in totale sicurezza. Ecco, in totale sicurezza, però ecco, c'è chi insomma vuole adottare subito gli screening per gli studenti e poi c'è questa problematica legata anche ai trasporti. Insomma, c'è un po' di apprensione comunque. Ma l'apprensione credo sia fisiologica da parte di tutti. Per quanto riguarda lo screening, l'amministrazione comunale è sempre stata assai chiara. È necessario istituirli periodicamente, deve essere fatto dalla regione concordando con la protezione civile, ma devono essere fatti secondo un senso logico e scientifico. Farli oggi, dopo una chiusura di pochi giorni per Pasqua, non avrebbe alcun tipo di valenza scientifica, quindi evidentemente dovremmo attendere ancora qualche giorno. Invece è assolutamente necessario che la regione adotti finalmente il protocollo sanitario che manca da diversi mesi sul nostro territorio. Un protocollo aggiornato anche in virtù delle varianti e che consenta di poter intervenire tempestivamente laddove si dovesse verificare un singolo caso. Perché la regione non lo adotta, nonostante insomma gli accorati appelli dei sindaci? A questo andrebbe chiesto alla regione. Noi sappiamo che laddove l'azienda sanitaria locale, la ASL di Teramo, è intervenuta, i risultati si sono fatti vedere, perché nella nostra provincia abbiamo evidentemente una situazione abbondantemente sotto controllo per quanto riguarda il tema delle scuole. Basterebbe estendere quel protocollo, ampliarlo anche alle categorie dei lavoratori per avere un qualcosa di ottimale e di applicato in tutto il territorio regionale.